Una Pescara impalpabile, mai veramente in partita, cade per 2-1 all'Adriatico con il Modena al termine di 90 minuti in cui la squadra di Gaetano Teri è stata assente, ingiustificata. Mali biancazzurri per tutti i 90 minuti al cospetto della squadra di Tesser, padrona del campo per larghi tratti di gara. I due gol subiti non fanno quasi più notizia, l'inconsistenza dell'attacco abruzzese sì. Auteri senza lo squalificato Cancellotti manda in campo Frascatore in difesa e Zappella a centrocampo. Sull'out di destra in attacco si rivede Clemenza con Ferrari e De Marchi. I gialloblu rispondono con il 4-3-1-2. Agli ordini di Monaldi di Macerata l'avvio di gara vede un buon approccio dei biancazzurri con un brivido già al primo minuto con Gagno chiamato alla parata a terra. Al quinto Ledian Memushai calcia dai 20 metri con la palla che termina sopra la traversa, ma è il classico fuoco di paglia perché trascorre appena un minuto e al primo affondo gli ospiti passano con Mosti che dopo una buona giocata di Ogunseye trafigge Di Gennaro per il vantaggio modenese. Brutto colpo per il Delfino che accusa la rete subita e rischia ancora al 14esimo quando l'ex monzese Armellino in area di testa non riesce ad incornare bene permettendo al portiere pescarese di bloccare. I biancazzurri stentano a riorganizzarsi e al 21esimo Ogunseye, ancora lui dopo un'azione di contropiede, calcia di poco al lato. Al 26esimo c'è però un lampo del Pescara con Zita che dopo un'azione elaborata crossa in area per Ferrari che controlla la sfera e di potenza batte Gagno per l'1-1. Parità e Pescara rinfrancato. Ora sono infatti gli abruzzesi a fare la partita prima della colossale ingenuità di Llanes che al 41esimo si fa superare da Giovannini atterrandolo platealmente in area. Rigore netto con Ogunseye che spiazza Di Gennaro per il 2-1 ospite con cui si chiude il primo tempo. La ripresa inizia con gli emiliani in avanti, al 13esimo ancora lo scatenato Ogunseye in area abruzzese sfiora di poco il bersaglio grosso. Al quarto d'ora si fa male De Marchi per il Pescara e Auteri cambia modulo mandando sul terreno di gioco Bocic e anche Giambò al posto dell'attaccante ex Virtus Verona Enzita. Il Delfino però annaspa e non si rende mai veramente pericoloso con gli ospiti in controllo totale della partita. Al 17esimo gialloblu in avanti con Mosti che impegna Di Gennaro che riesce a salvare. Al 23esimo ancora Modena intraprendente con Azzi. Non è serata però per il Pescara, mai veramente insidioso dalle parti di Gagno che prova un brivido solo al 41esimo dopo un tiro cross di Bocic. Troppo poco per il Pescara. Gli ultimi minuti ed il recupero non regalano ulteriori emozioni con gli abruzzesi che escono dal campo tra i fischi dei propri tifosi con la seconda sconfitta casalinga, questa volta sì meritata e che apre scenari forse imprevisti a pochi giorni dalla sfida dell'Artemio Franchi di Siena.